colgo l'occasione per ringraziare la vicepresidente della Toscana per essere stati oggi. Siamo tutti qui per festeggiare il rito comunale Serpe Alto, un servizio in cui l'amministrazione comunale ha investito per un ventennio, appunto. Abbiamo investito risorse ed energie per dare delle risposte a quelle che sono le esigenze delle famiglie, ma soprattutto dei bambini montaionesi. Costruire e gestire un nido comunale in un piccolo comune è una precisa scelta politica. Questo ci tengo a dirlo. Decidiamo di investire sempre nel nido piuttosto che in altre cose. Preferiamo tagliare, se c'è da tagliare, delle risorse in altre cose per riuscire a dare un'accoglienza educativa ai bambini. L'augurio è di andare avanti. Grazie. Buongiorno a tutti. Oggi è un giorno di emozioni e le emozioni non le lasciamo fuori dalla porta, ci rendono vivi e rendono l'idea di quello che siamo, al di là di tutto, delle persone che insieme hanno costruito il nido e quindi 20 anni del nido. Ci sembrava giusto, e ringrazio davvero Stella Targetti, la vicepresidente della Regione Toscana, di essere qui. Sempre bisogna ricordare le cose importanti, ma a maggior ragione in questi tempi in cui sembra che tutto questo non possa essere più possibile. Siamo partiti con un piccolo nido e poi, grazie alla Regione Toscana, davvero lo dico e lo sottolineo, noi andremo nel prossimo anno ad ampliare ulteriormente lo spazio e quindi a poter accogliere 34 bambini e fare anche 2 sezioni. Quindi siamo molto molto contenti. In 20 anni sono passati nel nido 270 bambini e per la nostra piccola comunità è un dato importante. E abbiamo avuto un tasso di copertura di quasi il 38%, che insomma, noi sappiamo la Regione Toscana che su questo è all'avanguardia e anche i piccoli comuni, anche noi abbiamo dato il nostro contributo. Grazie per essere qui e ovviamente continuate a sostenere questo progetto dell'amministrazione comunale, perché le amministrazioni non possono fare nulla se non c'è il sostegno della popolazione. E ovviamente ancora grazie alla Regione Toscana. Faccio i complimenti perché fate le cose con passione e a un livello a me sembra molto alto. Sappiamo che nel campo degli asili nidi il nostro paese ha complessivamente un ritardo da recuperare rispetto alle altre nazioni dell'Europa più sviluppata. Sappiamo che sarebbe necessario un grande piano nazionale per gli asili nido che consentisse di ampliare in maniera consistente, notevole l'offerta, azione a ampliare il servizio che si garantisce ai cittadini e soprattutto la convinzione che ha sempre ispirato le amministrazioni di questa zona, e cioè che sviluppo e sociale sono due facce della stessa medaglia. Buone politiche sociali sono ciò che rendono lo sviluppo equo e lo sviluppo è ciò che rende le politiche sociali possibili. Quindi bisogna avere sempre attenzione a far camminare in parallelo questi due sforzi, però voi siete veramente a un livello d'eccellenza e ringrazio voi, vi faccio nuovamente le congratulazioni e anche tutti quelli che collaborano a tenere alto il livello pedagogico e educativo in questo servizio. Grazie. Grazie di essere qui, prima di tutto come persona, perché professionalmente, umanamente, culturalmente ho condiviso questa esperienza nei 20 anni in cui si è qualificata, ha preso forma, si è qualificata, e oggi sono qui anche come direttore dell'istituzione, il centro ricerca e documentazione sull'infanzia alla Bottega di Geppetto, che ha collaborato in vari modi, in vari momenti in questi anni con il comune di Montaione, e in questo momento sta mettendo a disposizione già da alcuni anni le funzioni di coordinamento pedagogico attraverso lo staff tecnico della nostra istituzione. Prima di tutto, una cosa che è già stata detta sia da Francesca, da Paola, cioè il suo innovarsi.
Cerbiatto ha continuato a innovarsi per rispondere negli anni alle nuove diversificate esigenze delle famiglie, continuando però e con molta fermezza ad essere opportunità per i bambini, una risposta ai loro diritti. Noi personale del nido abbiamo preparato un piccolo pensiero sulle spalle di Sudace da parte del personale del nido. E l'abbiamo preparato con questo discorso, per aver creduto e continuare a credere nel mondo. Grazie, ciao. Buongiorno a tutti, io sono Manola e sono la mamma di Costanza e Alessandro. I bambini hanno avuto la possibilità di frequentare il nido e questo ha fatto vivere anche a noi genitori un'esperienza indimenticabile. Grazie veramente di cuore, anche perché nel mio caso in particolare potete cambiare la vita. Sono Valentina, la mamma di Alessandra e di Sofia. I miei bambini hanno partecipato al nido, tutte e due sono cresciute, sono entrate tutte e due piccolissime, hanno fatto dai 2 anni ai 3 anni e mezzo, sì, che sono molto contenta. Sono stata contentissima degli insegnanti che ho trovato lì perché ci hanno sostenuto su questo. Grazie di avermi invitato a condividere con voi queste emozioni oggi. Vorrei dire questo, è vero, dobbiamo sicuramente considerare che come territorio toscano e abbiamo creduto subito nella sfida della educazione per la prima infanzia. Ci abbiamo creduto dagli esordi e siamo cresciuti in questi anni moltissimi in termini di offerta, di quantità di nidi, di servizi educativi e anche di qualità, perché la formazione è sempre stato un tema presidentissimo dalle amministrazioni locali anche con il supporto della regione, quindi assolutamente credo che siamo cresciuti tantissimo, tanto che oggi noi abbiamo raggiunto quel famoso indicatore che viene spesso, che ci si riferisce tutti, indicatore di buona, non so se ne avete sentito parlare, ma indicatore europeo, che almeno su quello la Toscana c'è, allora quando si dice indicatore europeo dice 34 bambini su 100, cosa vuol dire? Vuol dire che su 100 bambini in età dal nido, quindi in età, non che domanda di frequentare il nido, ma in età dal nido, 33 in media in Toscana lo frequentano. Nelle Empulese siamo a 34, il vero valore è questo, quello di avere capito, quindi questo dobbiamo dirci oggi orgogliosamente, di aver capito, di avere intuito che questo era un grande bisogno, una grande opportunità per i nostri cittadini più piccoli, e quindi di aver perseguito questa cosa, sapendo di essere messi dei rischi e aver vinto questa sfida. Quindi davvero credo che orgogliosamente oggi ci possiamo dire.